Fase 2 in Calabria, nuova ordinanza di Iole Santelli. Aprono bar, pasticcerie e ristoranti con tavoli all'aperto, in vigore dal 30 aprile. Queste le novità, misure nuove al pari di altre regioni e alcune uniche sul territorio nazionale. Tutte parlano il linguaggio della fiducia. Poiché in queste settimane i calabresi hanno dimostrato senso civico e rispetto delle regole, è giusto che oggi la regione ponga in loro fiducia. Sapranno dimostrare buon senso nel gestire i nuovi spazi di apertura che la Regione ha deciso di consentire anche oltre il dettato del Governo. A partire da domani 30 aprile sarà consentito. 1. Sono consentiti gli spostamenti all'interno del proprio comune o verso altro comune per lo svolgimento di sport individuali. 2. Sono consentiti gli spostamenti per raggiungere le imbarcazioni di proprietà da sottoporre a manutenzione e riparazione per una sola volta al giorno. 3. È confermato il disposto dell'ordinanza numero 32/2020 in materia di attività agricole e di conduzione di piccoli allevamenti di animali svolte in forma amatoriale, di stabilimenti balneari, di attività di trasformazione dei prodotti industriali. 4. È confermato il disposto dell'ordinanza numero 36/2020 per come integrato da quanto previsto dall'articolo 1 lettera A del DPCM 26 aprile 2020. 5. È consentita la ripresa delle attività di ristoranti, pizzerie, rosticcerie per la preparazione dei relativi prodotti da effettuarsi a mezzo asporto. 6. È consentita la ripresa delle attività di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all'aperto. 7. Le attività di cui ai punti 5 e 6 possono essere riattivate presso gli esercizi che rispettano le misure minime anticontagio di cui all'allegato 1, parte integrante alla presente ordinanza, ferma restando la normativa di settore. 8. Sono consentiti gli spostamenti per l'assistenza a persone non autonome, ivi comprese quelle per le quali occorre prestare assistenza ai sensi della legge 104 del 92, in quanto rientranti nei motivi di salute, nonché il contenuto dell'ordinanza numero 29/2020 nei punti dal 4 al 9 e nell'allegato 1, ove non in contrasto con la presente ordinanza. 9. È consentita l'attività di commercio di generi alimentari presso i mercati all'aperto, inclusa la vendita ambulante anche fuori dal proprio comune, fermo restando il rispetto delle distanze interpersonali e l'uso di mascherine e guanti. 10. È consentita l'attività di commercio al dettaglio anche in forma ambulante di fiori, piante, semi e fertilizzanti. Nonostante l'orario siamo rientrati, anche se in realtà eravamo andati via da poco dal comune alle 9, ma intorno alle 10 è uscita questa nuova ordinanza della regione Calabria che va contro quelle che fino ad oggi e fino al 4 maggio sono le disposizioni da parte del governo centrale, quindi un po' di confusione, decine di chiamate al vice sindaco soprattutto che si occupa del commercio, ma un pochino a tutti quanti gli amministratori per capire da domani bar, ristoranti, venditori ambulanti cosa possono fare. E allora abbiamo deciso al momento di congelare la situazione per 24 ore, prendere un po' di tempo, domani ci riuniremo con le associazioni di categoria per fare un po' di chiarezza su questa ordinanza che genera tanta confusione. Dobbiamo anche cercare di interpretarla perché si parla per esempio di prenotazione obbligatoria con percorsi predefiniti e include anche i bar, pasticcini, quindi se uno deve andare a prendere un caffè al bar sembra quasi che debba prenotarsi, la distanza dei tavoli 1,5 metri, 2 metri, non si capisce perché c'è questo spazio, men si potrebbe dire da 1,5 metri in su, e tante altre cose che vanno chiarite, ad esempio l'obbligatorietà di misurare la temperatura dei clienti, voglio dire i termoscanner non ce li hanno quasi gli ospedali, figuriamoci se domani possono averli tutti i bar e i ristoranti, quindi insomma dobbiamo prendere un pochino di tempo, il mercatino del venerdì, dobbiamo capire se si può fare, come gestirlo,
avevamo già programmato la disinfestazione, stasera inizia la disinfestazione, continua anche domani, e poi la sanificazione sabato, l'avevamo programmata di fare dalle 9 di sera in poi, ma se i ristoranti e i bar sono aperti non possiamo passare a nebulizzare i DDT o materiale disinfettante mentre la gente è seduta ai tavolini, quindi dobbiamo riprogrammare anche questo, insomma. Bisogna gestire in questo momento con grande cautela, non farci prendere dall'entusiasmo, neanche dallo sconforto, però ragionare in maniera seria, cauta e con buon senso. Quindi tra un po' usciremo con un'ordinanza comunale che si adegua a quella nazionale per la giornata di domani, e poi entro domani, massimo domani pomeriggio, daremo nuove disposizioni in modo tale che anche la Polizia Municipale e le forze dell'ordine possano sapere come muoversi. Ricordo che il lungomare, i parchi, i giardini, secondo le disposizioni nazionali, devono essere chiusi. Quella regionale invece dice che i ristoranti e bar possono aprire. Noi abbiamo diversi ristoranti e bar che affacciano, esistono proprio sul lungomare, sui parchi, sui giardini, quindi non si capisce se con il lungomare chiuso e con i parchi chiusi si possa permettere ai ristoranti invece di rimanere aperti. Quindi bisogna cercare di togliere tutta questa confusione, e quindi rimandiamo a domani i nuovi provvedimenti. Ci sono sviluppi sulla vicenda relativa alla disposizione dell'utilizzo di personale infermieristico del distretto sanitario di Soverato nella struttura accreditata Sant'Andrea Hospice di Sant'Andrea Ionio. Il direttore del distretto, infatti, ha allertato nei giorni scorsi una trentina di dipendenti dell'ASPA di Catanzaro, personale infermieristico che opera nella casa della salute di Chiaravalle Centrale nei poli sanitari territoriali di Girifalco e Squillace, come supporto urgente nella struttura di Sant'Andrea, su disposizione della commissione straordinaria dell'ASPA di Catanzaro al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto. Una disposizione che ha suscitato la contestazione e la preoccupazione degli interessati, anche per le modalità con cui è stata gestita la vicenda. I 30 infermieri si sono dovuti recare nell'ufficio del medico competente per sottoporsi a visita specifiche per la verifica delle idoneità alla mansione cui assegnarli. Oggi il loro supporto arriva a una nota del sindacato CISL Magna Grecia a firma di Antonio Cristofaro e indirizzata alla commissione straordinaria dell'ASPA di Catanzaro, al prefetto di Catanzaro, al commissario per il piano di rientro della regione e al direttore generale del Dipartimento Salute della regione. La commissione straordinaria prefettizia, si legge, ha predisposto il supporto da parte del personale infermieristico dell'ASPA di Catanzaro, distretto di Soverato, presso la struttura accreditata Sant'Andrea Hospice in modo illegittimo, sia nella forma che nella sostanza. Si chiede quale norma consenta alla commissione prefettizia di poter disporre l'utilizzo del personale pubblico nelle strutture private. Secondo il sindacato non ricorrono i presupposti di ordine pubblico, bensì di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Per quanto emanato dal Ministero della Salute riferito alle RSA, dice il sindacato, prevede: è comunque indispensabile potenziare il personale in servizio presso queste strutture attraverso il reclutamento straordinario già attivato per le strutture di ricovero ospedaliero, nonché la possibilità di ricorrere a personale già impiegato nei servizi semi-residenziali e domiciliari. È ovvio che ciò si riferisce a RSA gestite dalle aziende sanitarie pubbliche. Per le strutture private, al potenziamento o assunzione di personale per garantire l'assistenza devono provvedere queste ultime e non l'ASP di riferimento. Quanto alla norma, l'utilizzo di personale, anche se temporaneo, in quanto non previsto da norme a conoscenza del sindacato CISL, è disposto tramite delibera emanata dalla direzione aziendale quale provvedimento amministrativo tra enti diversi e solo in base alla normativa vigente e abilitata ad emettere. Chiediamo, conclude la nota, alle autorità competenti di intervenire al fine di ripristinare la legittimità e di invitare la struttura privata Sant'Andrea Hospice ad assumere il personale necessario a garantire l'assistenza dovuta agli ospiti, ricordando, qualora necessario, che per il privato non è necessaria nessuna forma di pubblicità o di selezione per assumere il personale.
soprattutto questa integrazione l'aspettavamo da 20 anni. Devo dire che l'onorevole Tallini, che ha lavorato con me durante il periodo di Massimo Scura, del commissario Scura, avevamo più volte tentato di portare questa legge in Consiglio regionale, poi è stata portata, è stata modificata, è stata impugnata dallo stesso commissario Cotticelli, e oggi che abbiamo avuto la possibilità di avere anche come Catanzaro, tramite l'onorevole Tallini, rappresentanza alla Presidenza del Consiglio, si è velocizzato tutto. E quindi oggi per me è una giornata importantissima, voglio ringraziare tutti i consiglieri regionali, maggioranza e opposizione, ma soprattutto Mimmo Tallini, che è riuscito praticamente alla prima seduta del Consiglio regionale di questa nuova legislatura a portare a termine una cosa che aspettavamo da 20 anni. L'integrazione è necessaria per le scuole di specializzazione, ma soprattutto per non perdere l'università, perché stanno per nascere dal decreto ministeriale i nuovi standard per il sistema universitario e ci saranno degli accorpamenti, e quindi noi abbiamo avuto molto, molto timore in tutto questo periodo, perché non ci saranno sicuramente 3 giurisprudenze, 3 facoltà in Calabria, perché vogliono accorparle, non ci sono più i numeri, e l'ospedale, non avendo quindi il, diciamo, policlinico 700 posti letto come invece oggi si hanno con l'azienda unica, è normale che venivano penalizzate le scuole di specializzazione, ma rischi attraverso gli standard di perdere anche il sistema universitario. Sì. Soprattutto però c'è il consenso di tutto il Consiglio regionale, quindi aver avuto l'approvazione da parte di tutto il Consiglio regionale significa che gli ostacoli che ci potrebbero essere in futuro sono semplificate, perché comunque c'è il consenso da parte di tutto il Consiglio regionale, quindi questa è la cosa più importante. Poi è normale che ancora ci sono tanti ostacoli da superare, aspettiamo intanto che venga approvata dal governo centrale, se ci saranno delle modifiche però c'è il consenso del Consiglio regionale, quindi al limite se ci dovesse essere una modifica la si fa velocemente. Col commissario Cotticelli avete concordato un po' questo testo, si rischia di nuovo? Ma noi oggi abbiamo questo risultato per l'esperienza dell'onorevole Tallini, che giustamente ha concordato con tutti, non è, diciamo, uno, non è nuovo alla politica, quindi sa perfettamente quali erano i passaggi. La bravura sua è stata proprio questa, condividerla e addirittura farla la scritta insieme anche a Cotticelli. E quindi Cotticelli è consapevole del testo che è stato portato in Consiglio regionale, quindi siamo avvantaggiati da questo punto di vista. Non sarà lui certamente a impugnarla, perché l'ha scritta insieme all'onorevole Tallini. Perché abbiamo pensato di blindare questa legge facendo i passaggi giusti dal nostro punto di vista, e cioè cercando di concordare il testo col commissario. In questo momento c'è un po' di confusione nell'ambito della competenza sanitaria, come voi ben sapete, da una parte c'è il presidente della giunta regionale che gestisce la fase di emergenza sul contrasto al Covid-19 e dall'altra parte insomma un commissario che rivendica giustamente dei ruoli i cui confini, le cui competenze sono tutte discutibili oppure giorno per giorno possono essere modificate. E allora noi a scanso d'equivoci abbiamo voluto concordare questo testo con il generale, nel senso che potevamo avviare una procedura che era quella di colmare soltanto le lacune che erano quelle indicate nella impugnativa del Consiglio dei Ministri, e ha voluto proporre un testo nuovo. Noi abbiamo evitato di creare contrasti con il commissario e abbiamo voluto che il testo lo proponesse proprio il commissario. Il problema è stato che poi si trattava di scegliere una strategia per arrivare prima possibile, perché c'è da una parte in questo momento il Consiglio non ha le commissioni, ci sono problemi di natura organizzativa, ci sono state altre priorità, abbiamo dovuto far fronte all'emergenza sanitaria, abbiamo dovuto in questa ultima seduta portare il bilancio, abbiamo colto questa grande opportunità in una proposta di legge condivisa da tutti, ma proposta da me, e inserire anche l'integrazione.
Questo che cosa di fatto ha determinato? La semplificazione di un processo che, se noi l'avessimo fatto seguire secondo l'iter normale, invio alle commissioni, audizione, i sindaci, le interferenze che ci sono state in precedenza, poi dalla commissione sanità alla commissione bilancio, poi il dibattito in consiglio regionale, probabilmente avremmo avuto molto più tempo, avremmo perso molto più tempo e nello stesso tempo avremmo corso il serio pericolo di vedere un testo modificato e magari anche stravolto rispetto a quello che era il testo concordato con Cotticelli. Quindi però era giusta la domanda di preoccupazione. In questa fase devo essere sincero, poi dirò pure perché. Abbiamo avuto in consiglio regionale un voto unanime, chiaramente qua ci sono i consiglieri regionali di Catanzaro che io ringrazio, ma che io credo che abbiano assunto un atteggiamento di assoluta disponibilità condividendo anche l'iter, perché voglio dire, stando all'opposizione si poteva anche dire, e gliene voglio dare atto, che nella procedura c'è stato qualcuno, addirittura l'ho voluto definire quasi un blitz, in un certo senso abbiamo scelto una procedura di sottotraccia proprio per evitare che si creassero quelle condizioni che ho detto prima, cioè che si interferisse, che qualcuno pensasse di modificare il testo e quindi, ma ora come si è detto bisogna seguire l'iter delle procedure, e cioè bisogna seguire che il testo quando andrà al Consiglio dei Ministri passi tranquillo, che non ci siano opposizioni, che non ci siano interferenze, perché purtroppo gli interessi di frenare, di condizionare, di cercare di non dare, ci potrebbero essere ancora dei conflitti di competenza tra commissariato e la regione stessa che potrebbero portare dei fastidi rispetto all'approvazione. Quindi noi dobbiamo tenere alta l'attenzione nell'iter di approvazione. Il giorno in cui sarà ognuno di noi ha riferimenti politici a livello nazionale, dall'opposizione alla maggioranza, questo è l'interesse, con l'integrazione abbiamo fatto solo gli interessi dei calabresi e pensiamo di aver fatto una cosa ottima. Abbiamo voluto solennizzare questo evento con la conferenza stampa e con tutto questo. Io credo che diciamo è un grande evento quello, lo sottolineava con il suo primo intervento il consigliere Pitore in consiglio regionale, Francesco, che è qua, lo ringrazio, e che mi ha consentito anche di prendere la parola in consiglio regionale proprio perché veniva da lui e quindi veniva un riconoscimento proprio da un consigliere regionale di opposizione, e sottolineare che questa era una pagina bella che il Consiglio regionale stava per scrivere, perché stava per nascere finalmente l'azienda più grande non solo della Calabria ma forse più grande del Mezzogiorno, con tutto quello che ne conseguirà, perché sappiamo benissimo che questo non è il momento in cui si può dare ascolto forse alle giuste e legittime rivendicazioni dei singoli medici per la loro posizione. Questo è il momento in cui queste cose sono importanti, ma dobbiamo metterle da parte, perché a furia di ragionare così noi abbiamo corso il rischio di aver svuotato completamente quasi il pugliese, il Ciaccio, e nello stesso tempo di vedere una università sempre di più indebolita. Con l'integrazione abbiamo la certezza che i nuovi parametri, i nuovi standard richiesti dal Ministero ai fini del riconoscimento delle scuole di specializzazione, soprattutto, che sono quelle che danno dignità e prestigio all'università, tant'è che abbiamo
giovani che frequentano le scuole di specializzazione che vengono da tutta Italia, questo interesse l'avremmo perso e quindi avremmo continuato a mantenere due debolezze che, insomma, poi alla fine tutto si sarebbe tradotto in una pessima risposta di qualità in termini sanitari ai calabresi. Quindi da questo momento io credo che, soprattutto per il voto unanime del Consiglio regionale, inizia una fase nuova. La data di inizio degli esami di maturità sarà il 17 giugno, lo ha confermato la Ministra dell'Istruzione Lucia Azzolini in una diretta Facebook con scuola.net. L'esame rappresenta la conclusione di un percorso, ha detto la Ministra, i crediti prima della pandemia erano 40, il massimo che lo studente avrebbe potuto raggiungere, poi gli altri 60 erano legati a singole prove. Io penso che quel sistema non possa restare ancora così, voglio che venga valorizzato ulteriormente il percorso dello studente. Quindi inverto, 60 saranno i crediti dai quali gli studenti potranno partire con la valorizzazione massima del percorso di studi e 40 per la prova orale. Questo, ha proseguito, penso che possa essere un giusto riconoscimento all'impegno degli studenti. Un altro aspetto su cui interverremo nei prossimi giorni è la possibilità che l'esame orale parta da un argomento concordato prima con i professori. Non è assolutamente una tesina, ma un modo per valorizzare gli interessi dello studente e il lavoro fatto negli ultimi anni insieme ai professori. Oggi è protagonista la struttura complessa di reumatologia presso l'azienda ospedaliera universitaria Città della Salute di Torino, diretta dal dottor Enrico Fusaro, che abbiamo qui al telefono e che ringraziamo per aver accettato il nostro invito a rispondere ad alcune nostre domande. Buonasera, dottor Fusaro. Buonasera. Allora, iniziamo innanzitutto a chiederle come si presenta la struttura presso la quale lavora. La struttura di reumatologia della Città della Salute è una struttura dedicata esclusivamente alla specialità, in cui operano 7 medici e 16 infermieri e in cui si svolge prevalentemente attività di day hospital e ambulatoriale, mentre l'attività di ricovero ordinario è dipartimentale. L'attività di day hospital e ambulatoriale è con 12 postazioni infusionali e su 2 turni di lavoro, e l'attività ambulatoriale prevede ambulatori aperti al territorio e ambulatori dedicati di secondo livello. Bene, dottor Fusaro, l'infezione da nuovo coronavirus ha indotto delle modifiche relative alla vostra organizzazione? L'attività reumatologica è stata mantenuta con i limiti previsti dalle normative nazionali e regionali, per cui noi manteniamo l'attività urgente e la disponibilità al pronto soccorso e il controllo di pazienti all'interno di percorsi terapeutici in cui non è possibile interrompere il trattamento. E noi abbiamo lavorato molto sul contatto col paziente per via telefonica e abbiamo iniziato con i pazienti affetti da lupus, poi con i pazienti affetti da arterite gigantocellulare e così via, riprendendo la nostra casistica raggiungeremo tutti i pazienti. Adesso stiamo lavorando sui pazienti in terapia biologica. Il controllo telefonico è un'esperienza nuova per sì. Noi, devo dire, è stata ben accetta dai pazienti, anzi sotto certi aspetti ha anche migliorato il rapporto. I pazienti sono molto comprensivi della situazione e sono molto grati anche dell'attenzione che sta avendo la struttura rispetto al fatto che appunto devono anche loro mantenere il distanziamento sociale. Abbiamo lavorato anche cercando il più possibile, quando la terapia lo permette, sul passaggio dalla terapia endovenosa alla terapia sottocutanea. Ah, ecco, ok. Quindi... E
quindi riducendo molto appunto l'accesso, anche perché si è creata una collaborazione con le farmacie territoriali, per cui sono stati accettati questi nuovi piani terapeutici per via telematica, e mentre nel rispetto della documentazione AIFA e anche di una documentazione regionale che si è aggiunta, i piani terapeutici sono prorogati di 90 giorni, quelli già in vigore sono prorogati, però abbiamo prodotto nuovi piani terapeutici per il passaggio da endovena a sottocutanea. Perfetto. Per concludere, dottor Fusaro, a suo giudizio cosa si potrebbe migliorare della gestione emergenziale ospedaliera dominata dal Covid-19 nella gestione del rapporto medico-reumatologo-paziente? Ma il paziente sicuramente cambieranno delle cose, perché comunque il distanziamento sociale non sarà un fenomeno che si risolverà a breve, e quindi ci saranno delle nuove attenzioni anche in futuro, anche quando magari certe restrizioni saranno allentate, ma credo che per molto tempo non lo saranno completamente. Sì. Di conseguenza dovremmo prevedere flussi di pazienti ridotti in ospedale e continuare con un rapporto telematico. Io mi auguro che questa sia l'occasione perché i nostri decisori diano una spinta alla telemedicina, che in questi anni non c'è mai stata, e che venga riconosciuta anche come prestazione a tutti gli effetti, in modo che sia possibile produrre un referto e documentare questa prestazione sotto tutti i suoi aspetti.